romanisti di tutto il mondo e l'universo, benvenuti a questo nuovo pop. È sempre il 30 luglio, sono le 18:31 e da pochi minuti finalmente abbiamo visto ufficializzare la notizia che insomma ci aspettavamo ormai da più di 24 ore. Prima di iniziare a parlare degli eventi della giornata che si stanno ulteriormente svolgendo, e ora vi dirò dove, ma già immaginate dal titolo di cosa parlerò, vi ricordo iscrivetevi al canale, attivate la campanella che dovrebbe sta qua o qua, da una delle due parti, non mi ricordo, mettete il pollicione all'insù, proprio un sacco di like, proprio come se non ci fosse un domani. Condividete il video con i vostri amici, commentate, ditemi cosa ne pensate di ciò di cui parleremo in questo pop del 30 luglio e poi se potete sostenetemi abbonandovi al canale, costa poco che ce l'ho. Allora ragazzi, finalmente, no, ve l'ho chiesto chi è iscritto al canale WhatsApp, a proposito, se volete potete anche iscrivervi al canale WhatsApp dove abbiamo una comunicazione più diretta. Quindi fatelo, vi lascio il link all'interno del video e anche insomma nelle schede, così potete iscrivervi facilmente. Dicevo, chi è iscritto al mio canale WhatsApp sa che a un certo punto oggi pomeriggio vi ho chiesto: ma secondo voi, ma che fine ha fatto Sule? Perché era quello che ci chiedevamo con Federico, con Andrea Tentoni, con i miei amici delle chat AS Roma. Ma che fine ha fatto Sule? A fine, finalmente, 20 minuti fa, quindi alle 6 all'incirca, la Roma ha postato un video carino di Sule che gira di notte incappucciato con sta felpa da Roma e disegna sto lupetto de Gratton arancione, perché sarà così, perché poi non ce l'hanno svelata tutta la seconda maglia che hanno presentato insieme a Sule, però sarà come l'abbiamo vista, no? C'è Sule che disegna su sta serranda con la formina che ha la bomboletta, disegna il lupetto, poi se leva il cappuccio, apre la maglia e si intravede la seconda divisa. Poi c'è la foto, quella di Rito alla sala della conferenza stampa, dove Sule mostra orgoglioso la sua nuova numero 18, la bianca, la seconda. E dopodomani sarà presentata ufficialmente la seconda maglia, è possibile preordinarla già. Ci sono due piccole foto con alcuni dettagli, il retro è mostrato tutto mentre il davanti è mostrato solo il lupetto e una parte di quello schizzo pesca di cui abbiamo tanto discusso in questi giorni, o comunque da quando è arrivata la foto dall'Australia, no? Quindi Sule finalmente è ufficiale, firma un quinquennale, le cifre sono più o meno quelle che abbiamo detto nei giorni scorsi, all'incirca 2 milioni, poi è ovvio che il ragazzo avrà dei premi, dei premi sia ovviamente in base ai risultati raggiunti, sia dei premi alle prestazioni, e poi avrà delle opzioni di salita in base ovviamente al rendimento pure della squadra, insomma questo è abbastanza scontato che ci sia, insomma ultimamente, no? Anche Dybala, se supera il 50% delle partite c'è, cioè rinnovo automatico per un'altra stagione, eccetera eccetera, clausole che scadono il 31 luglio. A proposito, domani Dybala so vecchio, Dybala gli scade sta benedetta clausola dei 12 milioni, per fortuna nessuno ci è venuto a rompere le scatole, quantomeno fino adesso. Guarda se poi le ultime parole famose stanotte dobbiamo temere. E proprio Paolo Dybala ha anticipato la Roma sui social in collaborazione con Matias Sule, dandogli il benvenuto con una bella foto negli spogliatoi, so vicini, e ci ha svelato pure subito il numero, quindi diciamo che la Roma mo gli darà la cucchiarella sulle chiappette a Dybala, perché ha anticipato da qualche minuto la Roma. Forse se sono capiti male col social media manager, pensava Paolo che uscissero prima i contenuti della società sui canali digitali, invece è uscita prima la foto del benvenuto di Paolo Dybala, che ovviamente poi ho condiviso pure Mattia Sule. Quindi insomma un bel momento, logicamente, quando si presenta un prospetto, un bel giocatore, è un momento di felicità per ragazzo, un momento di felicità per la piazza, che comunque
vede in questo ragazzo, no, un talento che ci può aiutare a toglierci soddisfazione, a sognare, a quello che dico molto spesso in questi giorni, che è il mestiere dei tifosi, che è quello di sognare, di sperare, di vedere una squadra che vince e di esultare tanti gol, vedere tante belle giocate, perché chi è appassionato di calcio questo vuole vedere, no? Vuole vedere belle prestazioni, una squadra spumeggiante che fa un gioco bellissimo, offensivo, dribbling, cross, tiri da fuori, colpi di testa, rovesciate, ma è ovvio. È ovvio che ti aspetti quello, quindi siamo veramente contenti. Siamo veramente contenti dell'arrivo di questo ragazzo promettente. Ora, ovviamente, è tutto in mano al suo talento, alla sua testa e all'abilità dello staff tecnico, di me e dei suoi compagni, di metterlo in condizione di far vedere tutto quello che ha, tutte le qualità che ha, e aiutare questa squadra a raggiungere traguardi più ambiziosi di quelli degli ultimi anni, anche se la Roma, insomma, ha fatto ottime campagne europee, ha fatto due finali, parecchie volte è arrivata in semifinale, e quindi, insomma, la Roma a livello europeo ci ha dato enormi soddisfazioni negli ultimi 6 anni. Bisogna tornare protagonisti nella Serie A, perché sappiamo che, insomma, oggi come oggi, anche se non vinci lo scudetto, far parte del quintetto che va in Champions League ti permette di cercare, no? Di colmare il gap con squadre più adeguate, più forti, di raggiungere, di cercare di sfidarle, no? Per la lotta al titolo, parlo dell'Inter, della Juve e del Milan, neanche a parlarne, ma anche magari del Napoli degli ultimi anni, che comunque è sempre stata una squadra al vertice. La Roma anche con Spalletti e Garcia c'è stata, e ora è tanto che manca, è arrivato il momento che ci torna, quindi sicuramente l'arrivo di Sule è una buona speranza per raggiungere questo obiettivo. L'altra notizia del giorno, in tanti mi hanno scritto privatamente, tanti amici, e ora lo dico anche a voi, a cui molti di voi logicamente non posso scrivere a tutti in privato, mi hanno detto: ma che dici che Serbia libera de Dovbik? In realtà il Girona alzata a 40. Allora, parte oggi c'è stato un problema tecnico nella mia zona, quindi il video è uscito all'una, ma in realtà è stato girato alle 10, quindi alle 10 le notizie erano quelle, le notizie che era praticamente tutto fatto, e quindi, insomma, in serata il giocatore doveva arrivare. Ma diciamo che non ci siamo sbagliati, o comunque le notizie che ho commentato, perché io vi ricordo per l'ennesima volta che non sono Di Marzio, non sono Fabrizio Romano, io commento appunto le notizie che leggo sui giornali, che leggo dagli esperti di calciomercato, e le commento qui insieme a voi, dico la mia, quindi lo ripeto per l'ennesima volta. Perché molto spesso poi quando metti Dobbik arriva, Sule quasi fatta, la gente si pensa che vuoi fare bomba, ultimissime. Sì, ultimissime notizie che danno le persone che fanno questo de mestiere. Io faccio il tifoso da Roma youtuber, cioè voglio condividere qui su YouTube e anche sugli altri social la mia passione per la Roma con tutti gli altri tifosi della Roma e gli amanti del calcio in generale, perché chi mi segue da un anno e mezzo a questa parte, quando ho deciso di intraprendere questa strada hobby, no? Dei video sul calcio, sulla mia Roma, e sa benissimo che io sono anche sportivo, nel senso, alla mia età non sono più per me esiste solo la Roma, quelli li odio, no, assolutamente, per me esiste solo la Roma, che io mi vedo principalmente la Roma, ma piace a me come a tutti il bel calcio, quindi se ci sono squadre con grandi giocatori o grandi partite, Milan-Juve, Milan-Inter, Juve-Inter, Juve-Lazio, Lazio-Napoli, le belle partite me le vedo, è logico. Poi se mi chiedete se me le vedo pure Empoli-Lecce, ve dica regà, no, a meno che Empoli e Lecce quest'anno non stanno a ridosso da Roma, a me può interessare, ho reso l'idea. Quindi ho detto, non ci siamo andati lontani da quello che ho detto stamattina, nonostante poi, mentre usciva la premiere del mio video, usciva la notizia che il Girona non aveva in realtà accettato l'offerta, che era comunque vicina ai 40 che vogliono,
bensì chiedeva 35 più 5, quindi non più 32 più 6 con la percentuale, ma tutti e 40. Io ripeto che 32 più 6 che la percentuale, non so solo che 40, so la stessa offerta dell'Atletico che il girone ha già aveva accettato, quindi la Roma l'ha pareggiata nonostante ha in mano il giocatore da due giorni, nel senso il giocatore ai dirigenti del girone gli ha detto: regà, forse ne avete capito, gli ha detto così Romano, forse ne avete capito, mi dovete accannare, io vado a Roma, mi interessa niente, chiuso il discorso, ok? Quindi la Roma poteva fare la caggia, dice: amore mio, ragazzo, veni da me, che fai, te lo tieni scontento, come fanno l'altri quando vengono dai nostri scontenti, no? Che possono essere... che cazzo ne so, potrebbe essere un Pjanic, no? Altri giocatori, un Benatia, vi ricordate Benatia, no? Alla fine di quell'estate, al di là che poi Pallotta ci giobbava su sta cosa perché comprava e rivendeva di più, però mi vengono in mente, no, questi due giocatori. La Roma questo non ha fatto, ha pareggiato per far prima, per di stasera fammi arrivare, ragazza, ha pareggiato l'offerta il Girona e mo, no? Si è presa un cucchiaino di Nutella, se può finire il baratto. E Ghisorfi che ha fatto? Ha preso l'aereo, anzi ha preso l'aereo, secondo me c'è sta pure Dan e Ryan, hanno preso l'aereo il Cessna, che ha seguito come al solito mezza Roma, no, mezza Roma è imprenditore, a mezza Roma intesa come città, e se n'è andato a Girona, che sta poco prima del Barcellona, no? E quindi sarà che sarà un'ora e qualcosa di volo, quindi è partito subito dopo pranzo, col fresco di Roma, con i 46 gradi di Roma, ha preso stereo da Ciampino privato ed è andato a Girona ed è arrivato alle 3.20 circa, 3.30 insomma, giù di lì. E quindi praticamente dalle 15 sono 3 ore che Ghisolfi è in riunione plenaria con la dirigenza della squadra titolare del cartellino di Dobbik, cercando di trovare una soluzione che potrebbe portare a quello che ho detto stamattina, cioè che Ghisolfi sull'aereo privato ci mette Dobbik stasera, perché il Girona sta lì, non mi pare che sta in tournée da altre parti, quindi ragazzo vuole partire, ha chiesto di essere ceduto, tutto quanto. Il Girona sta provando ad ottimizzare il più possibile questa cessione. Io credo che la Roma abbia fatto di tutto, nonostante abbia il calciatore in mano, sta rispettando il Girona, sta rispettando il valore del calciatore, però il Girona insomma non vuole, non può pretendere botte piena e moglie ubriaca. Questo è un altro detto romano, segnatevi tutti, ma tanto molti di voi conoscono, oggi sto in vena dei proverbi romaneschi. Non lo può pretendere il Girona, quindi io sono convinto, adesso sono, vi dico l'orario, sono le 18.44, così chi vedrà questo video, se mentre lo giro esce l'ufficialità oppure esce che la Roma ha rotto col Girona, sapete insomma a che ora l'ho girato, a che ora lo sto commentando, ripeto, commentando, giudicando, non dando scoop, commentando e giudicando da tifoso quelli che sono gli eventi che ci raccontano. L'aereo dei Ghisolfi, come al solito, il famoso Cessna di Friedkin, è stato seguito non so da quante migliaia di persone, quindi non è che solo stiamo a inventare che è andato lì, ma perché i giornalisti ce l'hanno detto, perché è ovvio, perché poi a Ciampino, a Roma chiama, guarda che noi decolliamo a Luna, e a Ciampino c'è quello che pia la piotta dai giornalisti, dice: oh, guarda che questi partono nei due, venite qua, vanno lì perché gli devono dare il piano di volo, no? Non è che va all'aeroporto, piano aereo che me ne vado, io gli devi avvisato, rete controllo, devono organizzare decolli, atterraggi, quindi è ovvio che qualcuno ha avvisato qualcuno, che ha avvisato qualcuno, insomma, si è saputo nell'ambiente della comunicazione, del giornalismo, dell'informazione, si è saputo che la Roma stava andando in missione. Quindi se Ghisolfi è andato lì, ragazzi, è per riportarsi dietro il giocatore, la Roma lo vuole fortemente, ha proposto tanto, se il Girona fa lo stronzo fa saltare l'affare, ma se lo mette tra le chiappe da solo perché il giocatore vuole venire qua. L'Atletico Madrid ha rosicato e si è buttato su Sorloth, e io credo che pure l'Atletico Madrid sia a buon punto, perché Sorloth pure c'era la stessa situazione de Dobbik, cioè sono due attaccanti che hanno fatto un grande campionato, che giocano con squadre. Il Girona l'anno scorso era una bella realtà, una bella sorpresa, ha fatto un grande campionato fino a un certo punto,
però sono realtà, no? Che a questi giocatori che stanno strette, visto i numeri che hanno fatto. Quindi se arriva a Roma, Atletico Madrid, i giocatori se ne vanno a na. Quindi il Girona io non penso che sarà così stronzo da far saltà un affare che è praticamente chiuso. Quindi aspettiamo, aspettiamo, vediamo, vediamo, vediamo cosa accade. Ma se, ripeto, se Ghisolfi ha preso l'aereo è per andare dal club titolare del cartellino, proprietario del cartellino del giocatore, per dire: ragazzi, noi il giocatore se lo piamo, avevamo offerta la stessa cosa che avete accettato all'Atletico, che volevamo discutere, la clausola, la rivendita, volevamo fare un'amichevole, volevamo fare i panettoni con tutti e due loghi a Natale, chiamiamo la Ferragni, sto scherzando, invece fa da sponsor, capito? Saranno queste le discussioni, gli ultimi dettagli, ma insomma, io credo che il Girona non è così stronzo da far scappare l'occasione, da venne comunque il suo giocatore che c'ha una clausola da 40 praticamente a 2 milioni solo di meno, quindi io credo che insomma, dai, fra qualche ora, fra qualche ora vedremo altre scene di giubilo a Fiumicino, anzi a Ciampino, con Dobbic a Ciampino, perché devono tornare col volo privato, quindi non possono atterrare a Fiumicino. Mi raccomando, se dovesse succedere non ve mettete tutte le ciniglia, perché se no quelli vedono l'ora, i cinigliati, ah guarda i zozzoni, noi siamo a nobiltà, noi siamo del qua, capito? Non, mettetevi i garzoncini, tanto a Ferpan va, portate pure se arriva 11, perché fa 40 gradi pure 11 di sera, anche se magari Ciampino è un po' più fresca perché sta sotto i castelli, però insomma andateci tranquilli, vi mettete sui tetti delle macchine, non rompete né le palle né le macchine all'altri, e andate a godere sta festa insomma in tutta tranquillità, e poi speriamo che sul campo ci fa gode Dobbic insieme a Sule, insieme a Dybala, insieme pure a Enzo Lefè, che mo è passato nel dimenticatoio, un giocatore che non mi ha convinto, però io voglio dare ancora un'opportunità. Io, sapete, il mio giudizio da quel poco che ho visto, a me mi sembra un giocatore normale, di solito il talento lo vedi subito, no? La giocata, sì, c'ha l'apertura, però a me qui due o tre stop che è svenuto non mi convincono e mi preoccupano, però ripeto, felicissimo di sbagliarmi e di dirmi la colpa, come dico sempre, non vedo l'ora, perché Enzo Lefè è un giocatore della Roma e per me deve diventare, cioè deve diventare all'improvviso Maradona, quindi su questo proprio non ci dobbiamo capire male. Vabbè ragazzi, oggi pure giornata intensa, insomma sta avvenendo quello che diciamo da alcuni giorni, che entro il 31 luglio arrivava per Daniele la punta, sta accadendo, sta succedendo. Poi sarà molto importante capire Tammy, se veramente questo interesse dell'Everton a 25 milioni, quindi già 5 milioni meno di quello che speravamo e che si paventava, se possa concretizzare, perché il Milan, come abbiamo detto, è interessato solo al prestito con diritto di riscatto, quindi lì sarebbe solo un ragionamento sul bilancio, no? Perché tanto poi, insomma, se fissi poi una cifra per riscatto che non potrà essere col Milan 25 milioni, poi non sai che accurate se il ragazzo vada bene o non vada bene, quindi vediamo cosa accade. Io credo che se l'Everton, che poi incontriamo il 10, voglia affondare Temmi anche più contento, perché insomma al di là dei sorrisi non credo, anche lui non è uno che si è ambientato molto in Italia, quindi tornare in patria credo che gli faccia molto ma molto piacere, però ripeto, aspettiamo, vediamo, perché Temmi potrebbe sbloccare ad esempio Bellanova, che è comunque il pallino dei De Rossi, ma anche nostro, anche mio, perché io credo è un bel giocatore, io l'ho visto sia quando è stato un prestito all'Inter, all'Olimpico, sia quest'anno però in televisione, perché Roma Torino purtroppo non sono andato, quindi l'ho vista solo in TV. Bellanova è veramente un terzino destro interessante, già nel giro della nazionale degli azzurri, insomma, anche quello sarebbe un ottimo investimento. Il problema è che Cairo incassato buongiorno e anche bene dal Napoli, per venne Bellanova potrebbe insomma anche lì carcare la mano, e certo non potremmo pagare tutti 30 milioni, raga, perché è ovvio che poi comunque sia hai risparmiato sui ingaggi, sui prestiti, ma dopo comunque con gli acquisti dei cartellini e commissioni, anche se risparmi poi sugli ingaggi di questi nuovi calciatori, magari rischi d'aver vanificato, no?
è tutto a lavoro, anche perché se viene Bellanova comunque poi manca il centrale, manca il box to box, De Rossi vuole un altro esterno, insomma mancano comunque altri 3 o 4 giocatori, non abbiamo finito, quindi vediamo che accade, soprattutto se si riescano a piazzare i giocatori sui quali non si punta, che so Solbakken, che so Shomuro dopo che sta a Olimpiadi, che è Kumbulla, no? So questi elementi qua, Karsdorp, manco lo dico perché a Roma ci sta a provare tutti i modi, ma manco gratis lo vanno, quindi Karsdorp, se continua così ragazzi purtroppo peserà sul bilancio, a meno che dopo Ferragosto non arrivi qualche squadra olandese che gli offra l'opportunità di giocare l'ultimo anno di contratto lì e magari ci aiuti un po', ci ammorbidisca un po' l'ingaggio, così da battere un po' sul nostro fatturato, sul nostro bilancio, ma ripeto, ci credo poco. Va bene ragazzi, ci vediamo domani mattina, spero che parliamo della festa a Ciampino per Dovbik. Va bene, buona serata dal vostro Max, ciao.